letteralmente seduti su una bomberiera, su un arsenale atomico costituito da oltre 23.000 armi atomiche, infinitamente più potenti di quelle che sono state usate a Hiroshima e Nagasaki, eppure sembra che come cittadini del mondo questo problema ci sia indifferente. Ma la verità è che questa indifferenza nasce dalla mancanza di conoscenza, dalla mancanza di consapevolezza. Allora il cuore di questa campagna è proprio quello di sensibilizzare le persone comuni, invitandole a prendere coscienza di questo problema che ci riguarda tutti come esseri umani del pianeta. Non ci si informa perché tanto non ci si può fare nulla, quindi a monte è il pensiero della rassegnazione. Dall'altra parte invece il potere non ti informa, perché perlomeno se non ti informa non fai niente. Sai nulla e quindi non fai niente. A differenza di quello che dicono le grandi potenze, che le armi nucleari servono per una sicurezza, è proprio il contrario, perché più stati hanno la bomba atomica, più stati hanno più missili con testate nucleari, più in realtà diminuisce la soglia di sicurezza. Anche se oggi sembra, ma dico sembra perché non è per niente così scontato, il fatto che queste armi non verranno mai usate, ma da una parte anche la loro semplice minaccia d'uso, e alla minaccia d'uso abbiamo assistito anche nel corso del 2010, non fa che rinnovare la strategia del terrore e della tensione. Accanto all'indignazione, l'altro sentimento che personalmente ho provato è un sentimento, una sensazione di paura. Perché fin tanto che non sapevo nulla me ne stavo tranquilla, ma nel momento in cui ho cominciato a sapere mi ha preso un gran spavento, una grande paura. Ebbene, la paura non è un sentimento negativo, è un sentimento negativo se poi porta con sé l'impotenza. Ma di fronte a temi come questo noi abbiamo il dovere di avere paura, perché la paura in questo caso può essere nostra amica, può generare l'istinto di autoconservazione. Quella cosa che come esseri umani ci tiene attaccati alla vita. Perché noi, promuovendo questa campagna e impegnandoci su questo tema per l'abolizione delle armi nucleari, non stiamo facendo altro che manifestare la nostra cura del mondo. Il vero nemico non era l'arma nucleare o gli stati che lo posseggono. Il vero nemico è il pensiero che giustifica l'uso delle armi e della violenza per la nostra sicurezza, quindi il diritto di annientare l'altro pur di salvare noi stessi. Cioè, quindi la lotta per l'abolizione per le armi nucleari rappresenta proprio la decisione di sradicare dalle nostre menti l'uso della violenza a qualunque costo. Molte persone hanno smesso di credere alla possibilità che il nucleare possa essere abolito. E questa è la vera sfida, non se vogliamo o non vogliamo, ma se crediamo o non crediamo. Chi non ci crede è chiaro che ha già perso in partenza. Non sono le armi nucleari in quanto tali il nostro vero nemico, ma è quella forma mentale che porta le persone tutto sommato ad accettarle come umane necessarie. Pensate, la Convenzione internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo è partita dalla presa di coscienza, dalla presa di consapevolezza di una donna che faceva l'operaia in una delle fabbriche di Brescia dove si producono le mine antiuomo. L'Italia purtroppo ha avuto questo triste primato, cioè quello di essere uno dei più grandi produttori mondiali di mine antiuomo. Ebbene, dalla crisi di coscienza di questa donna, pensate poi che crisi di coscienza terribile, il doversi guadagnare da vivere costruendo strumenti di morte, ebbene, proprio dalla presa di coscienza di questa operaia è partita poi una, a poco, una campagna di presa di coscienza, di consapevolezza, di sensibilizzazione che si è estesa poi a tutto il mondo, ha generato una alleanza di cittadini comuni e ad un certo punto la pressione dell'opinione pubblica
politica è stata così forte che gli stati si sono dovuti adeguare. La guerra nasce nella mente degli uomini e quindi è nella mente degli uomini che va costruita la pace.